Si chiama Giulia Ciccioni, la giovane studentessa marcianese che ha ricevuto la prima borsa di studio istituita dall'AUL, l'Associazione Umbra per lo studio e la terapia di leucemie e linfomi. Borsa di studio intitolata alla memoria della sua fondatrice e storica presidente Maria Pia Brizziarelli. La cerimonia si è tenuta nell'aula magna dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marciano. L'obiettivo della borsa di studio è motivare gli studenti ad intraprendere un percorso di studi nell'ambito della lotta alle leucemie e linfomi, diciamo che sono le malattie contro le quali con la nostra piccola opera comunque combattiamo aiutando tutti i ricercatori e i malati in questo settore. L'AUL nasce infatti nel 1985 con lo scopo di sostenere i malati trapiantati meno abbienti e raccogliere fondi da destinare alla ricerca per lo studio di queste malattie, e in particolare da destinare alle strutture di oncoematologia di Perugia e Terni. La maggior parte dei fondi, quasi il 70-80% dei fondi che sostengono la ricerca in Umbria, ma in Italia in generale, vengono da associazioni di solidarietà. Per cui il loro sostegno è fondamentale per continuare a lavorare in questo campo. Nel 2021 poi la decisione di istituire una borsa di studio in omaggio alla figura di Maria Pia Brizziarelli, scomparsa nel 2018. La borsa di studio viene assegnata annualmente allo studente del liceo scientifico di Marciano che abbia riportato la migliore votazione agli esami e che si sia poi iscritto alla facoltà di medicina o scienze infermieristiche. In questa prima edizione all'ex studentessa del liceo marcianese Giulia Ciccioni, ora iscritta al Dipartimento di Medicina di Perugia, è stato consegnato un contributo di 3.000 euro a sostegno dei suoi studi. Abbiamo accolto con estremo piacere la proposta che ci è stata fatta dall'AUL per la promozione degli studi in ambito medico rivolta a studenti del nostro istituto. Quindi ci potrà essere un ulteriore incentivo per gli studenti a dare il loro massimo e a portare avanti quelle che sono le loro desideri in ambito di vita futura. Lo studio medico in medicina è sicuramente importante e impegnativo, ma è anche un contributo che i ragazzi potranno dare alla nostra società.